Allora, intanto vi ringrazio per avermi invitata, sono contenta di essere qui, è già la seconda volta, e ringrazio soprattutto Andrea e Paola che sono i miei cari amici, sono molto orgogliosa di questo. E l'altra volta abbiamo parlato del 1915, della prima guerra mondiale, era un altro libro che era appena uscito, quindi ho fatto un quadro sulla prima guerra mondiale. Adesso facciamo un po' un passo indietro sul Risorgimento. Riprendo prima alcune cose che il segretario ha detto per rispondere e fare un po' un ragionamento su questo, dopodiché andiamo un po' più in fila e cerchiamo di chiarire un po' meglio anche il mio interesse per il Risorgimento. Anche per me, come si vede dalla pronuncia, dal mio essere alta, bella e bionda, sono meridionale naturalmente, e quindi c'è una particolare attenzione verso la sofferenza della mia gente, voi direte che sono passati 150 anni, però ci sono delle cose che sedimentano e che restano. E un piccolissimo aneddoto personale che io racconto così per simbolizzare un po', per entrare un po' in relazione. Il mio nipote era piccolissimo ed era stato cresciuto come me con le canzoni dei briganti, perché da noi queste canzoni dei briganti, queste tarantelle, questi ritmi sono ancora molto sentiti. Io insegno e quando insegniamo in Basilicata, perché adesso sto a Roma, non c'era un anno in cui non si ballasse una tarantella o non si parlasse appunto dei briganti o cantasse le canzoni dei briganti. E mio nipote era stato cresciuto piccolissimo con pane e briganti come me. Una volta passando davanti alla caserma dei carabinieri e si abbracciò a me dicendo "zia zia piemontese". Ecco, quindi questo è per dirvi come ancora adesso, una cosa successa 150 anni fa, però in certe persone, cioè in una certa parte della popolazione, sicuramente è rimasta come ancora un terrore, perché per noi i piemontesi, i galantuomini, cioè le persone che non si sporcano le mani lavorando la terra, questo vuol dire galantuomini, non vuol dire bella gente, vuol dire persone che restano con le mani pulite, ma pulite perché non sono sporche di terra, perché i contadini invece avevano le mani sporche di terra e quello era un vanto, non era. Il re galantuomo era un re odiato per questo, perché non aveva le mani sporche di terra. E quindi i galantuomini, in questo senso i piemontesi che adesso vogliono fare le liste, sono ancora molto odiati. Spero che queste lezioni non mi smentiranno, perché ho delle notizie terrificanti anche dalla mia terra, però questo è un altro argomento. Dicevo, il segretario mi ha dato vari spunti. Il primo da cui vorrei partire è quello dei mali d'Italia, delle patologie, no? Ci sono delle patologie che noi continuiamo ad avere nella Italia unita, ma che nascono dal modo in cui questa Italia è stata unita. Perché, come premessa, io non sono contraria all'unità d'Italia, ovviamente. Sono contraria al modo in cui questa Italia è stata fatta e più che altro vorrei che i miei alunni, leggendo i libri di storia, lo conoscessero questo modo, che le persone conoscessero tutte queste piazze Garibaldi, piazze Vittorio Emanuele, a chi realmente sono dedicate, per non parlare di Nino Bixio e di tutti i nostri bei padri della patria. Questo è il problema che sento di più. E questi mali, il malaffare, la corruzione, le bustarelle, che allora si chiamavano zuccherini, nascono nell'Italia unita, nel Risorgimento. Questo è quello che dobbiamo capire, sfatando quelle che Giolitti poi chiamerà le belle leggende del Risorgimento, che sono belle, lo dirà Giolitti, ma non sono vere, lo dirà lui stesso. Perché era necessario, perché l'Italia fosse realmente unita, no? Dare la mitologia, dare il mito, creare il mito dell'eroe bello, anche se Garibaldi non era tanto bello, di nascondere tutte le magagne, di nascondere quella che è stata l'unità d'Italia, i morti del sud. Dovevamo nascondere tutto questo, perché una nazione non può nascere con tutti questi morti e su tutti questi morti, sugli eccidi, eccetera, eccetera. Ma questi mali poi restano, sedimentano in un popolo e creano dei cancri, si incancreniscono. In 150 anni noi invece di curarle queste ferite le abbiamo fatte incancrenire. Come? Nascondendole. Nascondendo il modo in cui l'Italia è stata fatta, perché non dovevamo sfatare quelle belle leggende, non dovevamo sfatare i miti di questi eroi.
E allora quella malattia, militare unita, quella patologia poi è diventata un male incurabile e per questo noi paghiamo in questi 150 anni poi tutto quello che è stato dopo il Risorgimento. Noi non ci dimentichiamo che poi hanno messo lì il fascismo Mussolini e ancora oggi noi però dobbiamo andare nelle piazze Vittorio Emanuele II e vi ricordo solo che un Vittorio Emanuele I non c'è mai stato, Vittorio Emanuele era secondo perché doveva sancire anche con quel titolo di secondo il fatto che l'unità d'Italia era stata una conquista coloniale, una conquista coloniale. C'è anche un'altra spiegazione, subito me la rispondo e poi dirò. Ok, se vuoi dirla subito. No. Questo è il problema, una guerra coloniale, una guerra di conquista, in cui il sud è stato trattato, chi aveva un legittimo re, ricordo, la dinastia borbonica era la legittima dinastia, e al sud la dinastia borbonica ha fatto di gran lunga meglio di quello che hanno fatto i piemontesi. E aveva un legittimo re ed è stata trattata come una guerra di conquista. La guerra di annessione del sud Italia, come tu hai ricordato, è stata una guerra coloniale a tutti gli effetti. Nel sud c'era un esercito e questo esercito è stato corrotto, come Vittorio Emanuele II aveva profetizzato, con le baionette e le bustarelle. Lui l'aveva detto, governeremo il sud dell'Italia con le baionette e le bustarelle, questa doppia B. Ed è stato il modo in cui realmente hanno governato l'Italia. Le baionette, di cui poi parleremo soprattutto contro il brigantaggio, qui mi aiuterà moltissimo Paolo Benvenuti, quello che è successo con il brigantaggio meridionale, con questa legittima guerra di resistenza, perché il brigantaggio è stata una lotta di resistenza di una nazione, la nazione napoletana, con re contro quella che era questa guerra di invasione. E le bustarelle, è inutile dire, le ferrovie, tutto quello, le bustarelle più grandi sono state soprattutto sulla questione delle ferrovie meridionali, ma su tante altre cose, che hanno iniziato questo male endemico della corruzione italiana, che da lì poi si è diffuso per 150 anni. E qui arriva al secondo punto di cui tu parlavi, il partito trasversale che tu hai nominato, ancora oggi così potente, la massoneria. E non si può spiegare la storia dell'Italia Unita, la storia del Risorgimento, la storia della spedizione, quella conquista dei mille, senza parlare della massoneria. Dobbiamo ricordare che Garibaldi era un massone, ce lo dobbiamo ricordare sempre. Perché se non ricordiamo questo e non ricordiamo che Garibaldi era negli alti quadri della massoneria e che per conto della massoneria soprattutto della massoneria inglese e della corona inglese ha compiuto questa guerra di conquista, noi non capiamo una serie di cose. E è necessario ricordare quanto la massoneria abbia inciso nell'unità d'Italia, tra l'altro adesso i massoni lo rivendicano costantemente, quindi è una costante, prima era il solo Mola, storico famoso della massoneria, massone anche lui ovviamente a ricordarlo, ormai anche questo da parte loro è diventata una rivendicazione. Ecco, noi ribattiamo questa rivendicazione perché come il segretario giustamente diceva è partito dalla borghesia. Quindi se la massoneria è il partito della borghesia, vuol dire che quel risorgimento è stato fatto in nome di principi borghesi, liberali e massonici che non ci appartengono, con il sangue pagato, con il sangue delle popolazioni meridionali. Questo è il punto fondamentale. Allora, Garibaldi, ci sono due aspetti interessanti del rapporto tra Garibaldi e la massoneria. Il primo è quello della propaganda. Perché viene costruito il mito dell'eroe. Quando tu dici Garibaldi bello e biondo, no? E i giornali inglesi e anche i giornali americani ma fanno un'operazione di propaganda ma meravigliosa pensandola per 150 anni fa. I biscottini di Garibaldi, le giornali e fotografie dappertutto, dolcetti vari, sigari. Tutti con questo, sì, e diventa una figurina, diventa un santino. Perché doveva essere sponsorizzato, perché c'era bisogno di costruire l'eroe. E quindi il terreno a Garibaldi viene preparato dalla massoneria, soprattutto inglese, perché
l'Inghilterra ovviamente aveva bisogno dal punto di vista geopolitico di questo porto naturale che è l'Italia sul Mediterraneo. Ricordate anche che dal punto di vista geopolitico era stato tagliato per il canale di Suez, quindi era ancora più importante l'Italia da questo punto di vista, aveva bisogno dell'eroe per che operasse la conquista, e quindi si crea dal punto di vista propagandistico, la massoneria crea dal punto di vista propagandistico con un'operazione proprio pubblicitaria il mito dell'eroe. Dopodiché questo eroe ha bisogno di finanziamenti per operare materialmente la conquista. Dove vengono raccolti questi finanziamenti? Nelle logge inglesi, nelle logge americane, nelle logge canadesi. Noi abbiamo, e anche qui Mola, lo storico della massoneria, pubblica moltissimi di questi documenti, in cui ci sono proprio tutte le somme elargite a Garibaldi e Garibaldini, e anche tutto l'armamentario, per operare la conquista del sud, per operare la conquista della nazione napoletana. Pensate che vengono raccolte dalle varie logge oltre 1 milione di piastre turche, che vengono in gran parte poi trovate anche nelle tasche, proprio fisicamente, dei generali borbonici corrotti. In particolare ricordo un nome su tutti, perché fa anche bene ricordare i nomi di questi traditori. Landi era un generale borbonico tra quelli che più di altri ebbe a che fare con queste bustarelle. Perché le piastre d'oro turche? Perché era la moneta più usata nei porti del Mediterraneo e quindi era un po' una moneta di scambio molto facilmente utilizzabile. Era una cifra molto molto importante per l'epoca, no? Dopodiché deve appunto avvenire fisicamente lo sbarco, preparato con i soldi, preparato con la propaganda. Qui entra in gioco naturalmente la mente geniale di Cavour, no? Perché la mente geniale di Cavour? Perché Garibaldi va usato, ma fino ad un certo punto, no? Se Garibaldi avesse fatto la fine dei fratelli Pisacane, naturalmente se ne sarebbero tutti lavati le mani, sarebbero tutti tornati indietro. Loro gli preparano la strada, ma non si può prevedere proprio tutto. Quindi devono mandare una persona che non è immediatamente collegabile con il governo sabaudo. E anche qui, ormai siamo certi di come è avvenuta la famosa operazione che Garibaldi e Garibaldini fanno, di prendere navi dal porto per arrivare a Marsala, in realtà rubare queste navi, no? Un furto già preparato. Ricordiamo che Rubattino, il proprietario delle navi che poi porteranno fisicamente Garibaldi a Marsala, era, tanto per cambiare lo devo dire, un massone naturalmente, che per conto del governo sabaudo, in particolare per conto di Cavour, operava anche un traffico d'armi da Tunisi, in particolare a Genova, per sbarcare un palunario ed aiutare in questo modo anche dei traffici d'armi clandestini. Pensate, non so se questa cosa è nota o meno, che addirittura non fa sbagliare a sparare per i bandi, gli lasciano anche le cartine sulle navi, rubano le navi e ci sono pure delle cartine del Regno di Napoli per indicargli bene la strada, casomai si dovesse perdere in corso d'opera, ci sono anche le cartine per capire bene. Ma non basta ancora tutto questo, giustamente il segretario diceva, io quando ero piccolo diceva, ma perché sono arrivato proprio a Marsala? 1000 uomini sbaragliano un esercito, questo è l'altro grande, no, certo, dubbio che abbiamo tutti. Certo, sono tutti Superman, sono americani, non sono garibaldini. Perché arrivano a Marsala? Lo ha già anticipato. Marsala, ci sono due cose fondamentali a Marsala. Uno, sono lo zolfo siciliano, e il Marsala, appunto. Il Marsala, tutte le più grandi fabbriche di Marsala erano tutte inglesi, ancora adesso lo sono, io non ho Whitaker, Woodhouse, tutta questa roba qua, tutti inglesi. Quindi scelgono Marsala perché lì sapevano di essere protetti. Sarebbero potuti arrivare a Napoli, sarebbero potuti sbarcare da un'altra parte, perché scegliere proprio la Sicilia, che poi, voglio dire, essendo un'isola è anche più difficile riportarti poi a Napoli, no? È la parte più lontana, ma che senso ha? Ha senso perché gli inglesi li aspettavano a Marsala
E le navi inglesi, i garibaldini, abbiamo i rapporti di tutto questo, li abbiamo anche pubblicati, noi garibaldini vanno da Porto a Marsala, no flags, non battono nessuna bandiera. Dopodiché, quando arrivano nei porti, da cui le navi borboniche con i generali corrotti dalle piastre turche di cui vi parlavo prima sono abilmente stati sviati, le navi inglesi si mettono in mezzo tra le navi garibaldine che stanno arrivando e le navi borboniche che sono già nel porto, in maniera tale che se le navi borboniche avessero voluto sparare i garibaldini avrebbero colpito gli inglesi, e questo non era possibile. Quindi favoriscono lo sbarco, proprio fisicamente, lo sbarco dei mille. Quindi gli inglesi fanno di tutto, e la massoneria inglese, ricordiamo anche per inciso, per chiudere questo capitolo, poi magari con le domande lo apriremo ancora, che Cavour, oltre loro, l'operazione fatta con Garibaldi, aveva creato tutta un'alleanza protestante che voleva favorire l'unità d'Italia. La longa manus di questi protestanti erano i valdesi, e i valdesi ovviamente sono proprio diciamo la parte, come posso dire, esoterica, nel senso la parte che si mostra più facilmente della massoneria, che invece è la parte nascosta, appunto esoterica. E quindi anche questo per chiarire un po' tutto il concetto anche di Cavour e di come si era mosso Cavour. Secondo male endemico della nostra penisola, ma perché questa mafia noi non la sconfiggiamo mai? Ma perché non sconfiggiamo mai la camorra? Ma perché? Queste sono le domande che ancora oggi ci facciamo. Magari perché la usiamo, magari perché serve allo Stato, per esempio come è servita a Garibaldi, perché quei famosi picciotti, come ricordavi tu, erano mafiosi ed erano in particolare contrabbandieri. E quindi Garibaldi fa tutto il passaggio della Sicilia sui sentieri dei contrabbandieri, che lo portano proprio fisicamente sui sentieri del contrabbando e gli permettono appunto questa avanzata in Sicilia. Naturalmente, tanto per inciso, promette le terre, perché quello poi è l'altro grande problema che darà origine al brigantaggio, promette le terre, salvo poi rimangiarsi questa promessa nel giro di pochissimo tempo. Quando arrivano a Napoli la stessa cosa fanno con la camorra, perché Don Liborio Romano che cosa fa? Prende i camorristi, dice, e anche qui noi pubblichiamo proprio le parole di Don Liborio, dice: io non avevo altro modo per fermare l'anarchia se non quella di affidarmi ai camorristi, e mi pare una bellissima soluzione questa, ci affidiamo ai camorristi per fermare l'anarchia. E certo, cioè sono convinti almeno di questo. E quindi anche lì a Napoli c'è questo grandissimo problema della camorra che prende il potere, i plebisciti farsa, perché sono una farsa i plebisciti che vengono fatti con i camorristi ai lati delle urne. Noi abbiamo caricature, abbiamo memorie popolari che ricordano proprio l'impossibilità di andare a votare, perché chiunque avesse voluto votare in una maniera contraria sarebbe stato caricato di botte dai camorristi di Don Liborio Romano. Quindi tutto questo è parte dell'unità d'Italia e fa parte del modo con cui l'unità d'Italia è stata fatta. Se noi queste cose non le diciamo, le dimentichiamo, non ricordiamo l'apporto della massoneria, non ricordiamo l'apporto della mafia, non ricordiamo l'apporto della camorra, la corruzione dei generali borbonici, che negli alti quadri, perché anche qui c'è da fare una differenza tra gli alti quadri e i quadri invece più la povera gente, no? Le persone che semplicemente indossavano una divisa, la spaccatura che c'è nell'esercito. Queste persone non hanno più ordini, non sanno più a chi rispondere con gli ordini. Loro magari, e lo abbiamo anche qui dalle cronache, dai diari di alcuni, non vorrebbero arrendersi, ma non sanno come continuare. E tutto questo porta allo sbando non soltanto l'esercito o una parte, ma un'intera popolazione che veramente non riesce più ad orientarsi, non capisce più che cosa sta succedendo, chi sono quelle persone. Tra l'altro ricordiamo anche un po' il problema della lingua che c'era. Per loro o piemontesi, cioè per noi meridionali, o piemontesi o francesi sono stranieri, non si capiscono, non c'è nessuna possibilità.
capacità di comprendersi. Sì. Quando il nuovo stato unitario si manifesta a questa gente, come si manifesta? Attraverso le tasse e attraverso la leva obbligatoria. E questi sono altri due grandissimi problemi che poi favoriranno il brigantaggio. Le tasse, perché tasse sul macinato, c'è di tutto, le tasse sul sale, le tasse sui tabacchi, davvero non riescono a rispondere. Una popolazione che già era povera, ovviamente diventa ancora più povera e non riesce più a rispondere alla domanda di tasse, e la leva obbligatoria che non era conosciuta nel Regno di Napoli, perché non c'è la leva obbligatoria. Ma vi dirò di più, quando i bandi per la leva obbligatoria vengono affissi nei paesi, molta gente quei bandi non li sa leggere. Non sapendoli leggere, quando poi passa il banditore a chiamarli, li riunisce nelle tasse, nelle piazze dei paesi, quelli sono già renitenti alla leva, e come renitenti alla leva vanno fucinati. Quindi questa è la manifestazione poi dell'unità d'Italia nella popolazione, nella povera gente, per cui molta di quella gente è costretta a prendere altre strade. Io sono lucana, in Basilicata ovviamente le montagne sono lì, e la strada della montagna è quella che questa gente per la maggior parte percorrerà, soprattutto gli uomini naturalmente, ma anche le donne, sbandati dell'esercito borbonico, che indossavano una divisa e che dicono: noi avevamo uno Dio e uno re, a un altro re non vogliamo giurare, e quindi diventano sbandati e per questo vengono perseguitati. Persone che semplicemente vengono trovate, l'abbiamo trovate tante di queste testimonianze negli archivi, alcune testimonianze dicono: quel brigante tal De Dai mangiava caciocavallo e quindi va fucilato, perché vuol dire che aveva rubato quel caciocavallo perché lui non se lo poteva permettere. Quindi tutta questa gente inizia a percorrere in armi i boschi, per questo diventano resistenti ad un nuovo ordine massonico liberale che loro non ammettono, che loro non capiscono, che loro non comprendono e non vogliono nemmeno. C'è un altro problema grave di cui parlavamo anche ieri sera, no? Abbiamo iniziato a parlare anche ieri sera, che ovviamente è quello della terra. Qual è il problema della terra? È divisibile in due aspetti prevalenti. Prima c'erano delle grandi quantità sotto il regno borbonico di terre demaniali. Su queste terre demaniali venivano esercitati gli usi civici, che voleva dire che il contadino poteva andare a prendere l'acqua, poteva raccogliere il grano, poteva prendere del legnatico e tutto questo, perché erano terre appunto demaniali. Quando queste terre demaniali vengono incamerate dallo Stato unitario, quindi passano ai comuni, i comuni che fanno? Le vendono ai proprietari, ai borghesi, che li avevano aiutati nella rivoluzione borghese liberale, e le vendono ai grandi proprietari che già avevano. Su quelle terre che si dice usurpate, perché appunto sottratte agli usi civici, la gente non può più esercitare gli usi civici. Allora quelli che prima erano poveri adesso diventano affamati, non più poveri. E quindi il grande problema che collega il brigantaggio all'emigrazione, perché noi a sud l'emigrazione non l'avevamo mai conosciuta, la iniziamo a conoscere con l'Unità d'Italia. Secondo grande problema legato a questa, alle terre demaniali, è la laicizzazione dei beni ecclesiastici. I beni ecclesiastici erano tantissimi, soprattutto appunto a sud, perché ogni chiesa aveva la sua, da noi si dice grancia o grancia, a seconda dell'accento, che era appunto il luogo del convento o della chiesa, eccetera, eccetera, sulle terre intorno sulle quali i contadini andavano ad esercitare gli usi civici. Con la laicizzazione dei beni ecclesiastici voluta dai garibaldini e l'incameramento di tutti i beni ecclesiastici, i contadini perdono gli usi civici su quelle terre della chiesa, e ancora di più hanno problemi a sfamare le famiglie, per cui giustamente la loro resistenza passa attraverso il brigantaggio. E il brigantaggio è l'altro oscuro
oscuro protagonista di questa storia che appunto, come scriviamo nel sottotitolo, non c'è sui libri di storia, no? Due parole per liquidare il brigantaggio sui libri di storia diciamo, ma fenomeno simile alla mafia, non c'entra niente il brigantaggio con la mafia, non c'entra niente. In Basilicata non c'è la mafia, eppure è stata la terra che in assoluto ha avuto più briganti nel 1861 e anche il brigantaggio antifrancese nel 1799 e poi nel 1806-1809. Perché anche... fenomeno di banditismo, quando si vuole diciamo non collegarlo alla mafia si parla genericamente di banditismo. I briganti sono un'altra cosa. I briganti allora vi potrei narrare tante storie di brigantaggio, poi se volete, se non vi annoia, ve ne racconterò qualcuna. Io ve ne voglio dire una sola perché è quella a cui io tengo di più in assoluto. Ed è una storia che ho trovato nell'archivio di Stato di Potenza e a cui mi sono particolarmente affezionata. E non è la storia di un brigante, ma è la storia di una brigantessa. Perché c'erano anche le donne tra i resistenti armati meridionali, queste bande armate meridionali. Questa donna si chiamava Maria Rosa Marinelli ed era innamorata di un luogotenente, quindi di un soldato regolare dell'esercito borbonico. Quando questo soldato si sbanda, Angelo Antonio Masini, e beh, ovviamente anche lei viene messa ai margini del paese. Lui può percorrere facilmente la via del bosco, per lei è molto più complicato. Rimane in paese e fa quello che si dice il manutengolo, il manutengolismo del brigante, no? Gli va a portare appunto il pane, il caciocavallo, l'acqua, cura qualche ferita, in qualche scontro a fuoco e tutto questo. Interi paesi sono rasi al suolo, bruciati, c'è veramente di tutto. Voi dovete immaginare strage di civili inermi ogni giorno. I briganti si difendevano, quelli rimasti nei paesi, con i forconi. Soltanto quelli che prendevano la montagna si potevano difendere con le armi, sottratte magari all'esercito unitario, naturalmente. Poi le loro teste venivano esposte a monito futuro, no? Sugli alberi, chiuse in gabbie di legno ed esposte sugli alberi. Bene, Maria Rosa Marinelli ha molte difficoltà, sempre più difficoltà nel suo paese, perché viene considerata la druga di questo brigante, no? Druga, la donna, sì, del brigante, l'amante. L'amante però è un termine dispregiativo, sì. Come d'altra parte, non ve l'avevo detto, faccio anche qui un piccolo inciso, il termine stesso brigante viene usato in termini appunto dispregiativi, per questo secondo me dobbiamo ridargli un'accezione come positiva, partigiani. Come partigiani appunto, resistenti in questo senso. E in particolare la Guardia Nazionale, che erano i piccoli, come posso definirli, i poliziotti del luogo che cercavano di mantenere l'ordine, no? Le danno parecchi problemi a questa donna. Perché? Perché il capitano della Guardia Nazionale si è anche un po' invaghito di questa donna che pare fosse molto bella. E arriva addirittura questo capo delle guardie nazionali a fare quella che si chiama la verifica delle donne perdute. La verifica delle donne perdute era infilare un ferro da calza per vedere se erano vergini o no. Naturalmente questo voleva dire perdere comunque la verginità. Maria Rosa era vergine, ma perde la verginità e viene poi violentata dallo stesso Pomarici. Vi ricordo che nelle carte d'archivio il nome di Pomarici era ancora cancellato, perché su molte di queste carte, un altro inciso, c'è cioè ancora il segreto di Stato. Io quando sono andata nell'archivio nazionale militare, quello a Via Lepanto a Roma, per visionare le carte del Risorgimento, avevo un soldato costantemente vicino a me che mi impediva di fotografare, che mi impediva di fare qualsiasi cosa. Perché su molte di queste stragi operate dall'esercito unitario sulle popolazioni meridionali c'è ancora il segreto di Stato, c'è ancora il segreto di Stato. Il nome di questa persona che ha violentato la brigantessa era ancora nascosto, cancellato. Sono arrivata a ricostruire tutta questa storia attraverso
ricostruendo lo scenario, appunto, con delle ipotesi che poi ho man mano verificato e anche delle testimonianze di persone che nel paese, appunto, con la memoria orale si sono tramandate questa storia. Ma non è finita qui, perché la voglio finire con una nota positiva. Gianantonio Masini morirà in uno scontro a fuoco, ma se ne porterà parecchi appresso, ringraziando il Signore. E Maria Rosa Marinelli invece ha un processo. Anche questo non era normale, perché molto spesso, e lo vediamo dalle fotografie, perché ci sono le fotografie dell'epoca, sia i briganti che le brigantesse venivano ammazzate sul posto o fucilate poi in un processo farsa. Perché Maria Rosa Marinelli ha un processo? Perché un luogotenente dell'esercito unitario, che si chiamava Polistina, dice: io sono un militare e io credevo nel risorgimento, e questo non è il risorgimento, queste sono stragi, io non ho messo una divisa per fare queste stragi, io voglio salvare almeno una persona, che sia una, anche per testimonianza, ma la voglio salvare, perché questo non è il risorgimento, i principi del risorgimento sono stati traditi, la mia divisa è stata sporcata. E quindi cerca anche lui di ricostruire la storia di Maria Rosa Marinelli, ed arriva quindi alla fine del processo a salvare questa donna, quindi una storia positiva in mezzo ad uno scenario davvero di devastazione. E con il brigantaggio, diciamo, e tutto quello che riguarda il brigantaggio, io concluderei, poi se ci sono delle domande rispondo, e lascio la parola a Paolo per 3 minuti, perché secondo me uno dei più bei film sul brigantaggio, secondo me in assoluto il più bello, ma non perché è qui, perché ci siamo conosciuti da poco, ma io avevo già letto tutte le sue sceneggiature, ho visto tutti i suoi film perché lo ammiravo tantissimo, è Tiburzi, dove ci racconta proprio la storia di questo brigante ed ha, come sempre fa Paolo, un altro punto di vista sul risorgimento, che è molto più confacente quella che è anche il mio. Grazie.